Bentornati su Psicologia Social. Oggi parleremo di videogiochi. Negli ultimi anni si è affermato un genere di videogiochi che ha permesso alle aziende di fatturare miliardi e miliardi di dollari, ma soprattutto che ha tenuto incollati agli schermi milioni di ragazzini, distogliendoli da compiti di sviluppo. Parliamo dei Battle Royale e di una storia di un fenomeno di successo che non riesci a prevedere. Fin quando non ti ci ritrovi dentro, noti che spesso e volentieri i tuoi figli ne parlano, gli amici dei tuoi figli ne parlano e probabilmente ti rendi conto di essere diventato troppo vecchio per capire tutto quello che sta accadendo appunto nel mondo. Ma poi cominci a porti qualche domanda quando sul web e sui social leggi articoli con nomi Fortnite, Warzone, Call of Duty, PUBG, ma soprattutto quando durante le partite di Champions League vedi alcuni calciatori che per esultare fanno dei balletti stranissimi, oppure quando durante i servizi di telegiornali noti come alcuni campioni dello sport, da Douglas Costa a Ibrahimovic, oppure della musica come Drake, giocano a questi videogiochi, passano ore e ore davanti appunto ai loro computer filmandosi e streamandosi, ossia riprendendosi in diretta su piattaforme come YouTube o Twitch. Ma torniamo ai Battle Royale. Con Battle Royale si intende un genere di videogiochi molto preciso, il quale significa probabilmente gli amanti della cultura nipponica già conoscono. Il nome infatti deriva da un film giapponese del 2000 con il regista Takeshi Kitano che si intitolava appunto Battle Royale. In questo film una classe di studenti abbastanza discoli e abbastanza vivaci veniva abbandonato su un'isola deserta. Ad ognuno di loro veniva affidata e consegnata una razione in modo del tutto casuale: qualcuno aveva dei coltelli, altri una bussola, altri del cibo. Vince l'ultimo che sopravvive, tutti gli altri devono passare a miglior vita. Il film Battle Royale voleva porsi come una critica feroce al mondo degli adulti e al modo in cui questi ultimi non si curavano minimamente dello sviluppo degli adolescenti, dei giovani, dei ragazzi dell'epoca. Questo nome, al giorno d'oggi, invece, viene associato ad un genere di videogiochi e in particolar modo ad una precisa categoria che potrebbe avere delle conseguenze abbastanza importanti per le menti dei vostri e dei nostri figli. Come funzionano questi videogiochi? Tendenzialmente partono con questo aereo o questo dirigibile che contiene un centinaio di esseri umani, un centinaio di persone, uomini e donne, che vengono catapultati su un'isola, su un determinato territorio del mondo che è affetto da guerre e che quindi si trova in condizioni abbastanza pietose, con questi edifici totalmente distrutti e con poche razioni a disposizione per sopravvivere, quindi qualche arma, qualche scudo, qualche cassa di soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Vince l'unico che resta vivo. Questi videogiochi cominciarono a svilupparsi già negli anni 90, ma in maniera meno virale venivano definiti Last Man Standing, ossia l'ultimo uomo che rimane. Successivamente, prima quindi dell'esordio dei vari Fortnite, PUBG e Call of Duty Warzone, venne Hunger Games, il famoso film pluripremiato che ha milioni di appassionati e fan in tutto il mondo. La trama del film vede appunto protagonista questi gruppi di ragazzi che provengono da varie contee del mondo, che vanno appunto a sfidarsi con armi, quindi in maniera fisica, con degli scontri fisici, fin quando appunto non ne rimane vivo uno. Il senso di questi videogiochi è proprio questo: vieni catapultato su un mondo semidistrutto e se hai la fortuna di trovare più risorse in meno tempo possibile e soprattutto hai la bravura e l'abilità e la furbizia di riuscire a sconfiggere tutti, sei l'unico sopravvissuto sulla faccia della terra e quindi ti sei adattato meglio all'ambiente circostante. Ora, lungi da me essere un fatalista, ma sappiate in primis che questi videogiochi fatturano milioni e milioni di euro e di dollari al mese. Parliamo nell'ordine di centinaia di milioni di dollari al mese. Hanno soprattutto un potere attrattivo verso moltissime persone, non soltanto ragazzini, ma persone di tutta l'età. Ora, la mia ipotesi apocalittica è la seguente. Basandomi sul fatto che un comportamento reiterato, anche se virtuale, può portare alla creazione di veri e propri atteggiamenti costanti e al rafforzamento di determinati tratti di personalità, è possibile rischiare di trovare gli adulti del futuro con bassissime soglie di tolleranza alla frustrazione? Ma il concetto fondamentale è anche un altro, ossia che in questo modo si rischia di normalizzare la violenza, perché ok che magari in alcuni videogiochi le armi sono colorate e cavalchi degli unicorni e non dei carri armati, ma questo può bastare ad evitare questa normalizzazione? Può bastare quindi a limitare la sua influenza psicologica? Ma in un momento storico come questo, dove regna sovrano l'individualismo, sarebbe importante educare ai videogiochi, andando a proporre e a portare avanti titoli che possono realmente essere utili per i compiti di sviluppo dei ragazzi stessi. Ma perché no, potrebbero anche innalzare il livello culturale degli adulti. Faccio un esempio, la butto lì: studiare la storia attraverso Assassin's Creed, che è un videogioco basato su reali eventi storici. Ok, questo è il mio pensiero fatalista. Voi che ne pensate? Ditemelo nei commenti.
Se il video ti è piaciuto, puoi lasciare un like e puoi iscriverti al canale attivando la campanella per non perderti nessun aggiornamento. Puoi anche seguirmi su Facebook e Instagram, dei quali ti lascio i link in descrizione, ma soprattutto ti auguro un buon proseguimento di vita.